Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui molto 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 emozionata perché sto per andarmi a truccare dopo un lunghissimo periodo e ho deciso di farlo con voi un pochino anche per farmi un po' di coraggio perché non so per quale motivo, ma allora intanto inizio. Mentre ero in ospedale con mia figlia ho tipo un po' rifiutato il trucco, cioè anche perché non era né nelle mie priorità né mi sembrava una cosa importante, infatti non lo era. I miei parenti più stretti ho visto però che tipo mia zia, la sorella di mia mamma, continuava a dirmi per il mio bene ovviamente, truccati, ti devi truccare, truccati, truccati, ma perché lei lo faceva per farmi sentire meglio, anche perché e lei è una di quei parenti che mi ha sempre vista super truccata alle feste, quando si esce, anche venendo qui a casa comunque sono sempre stata truccata. Quindi per un po' di parenti è stato un po' uno shock vedermi struccata, no? E perché io comunque, cioè per fare le cose normali, che ne so, tipo, ma per la butto lì, che ne so, andare a fare la spesa o andare a prendere la bambina a scuola, sto struccata, chi se ne frega. Però sono tutte attività che faccio più che altro, cioè, da sola, non ho la mia famiglia qua vicino, no? Quindi non sono abituati, mentre i miei zii che abitano più vicini, gli altri sì, sono abituatissimi a vedermi struccata. Ma lei no, non era abituata, quindi mi faceva sentire pure un po' così perché diceva truccati. Però so che lo faceva per farmi sentire, cioè per dirmi così ti senti meglio. Però avevo, cioè, avevo altre priorità, non me ne fregavo fondamentalmente proprio nulla. E cavolo, il problema sarà questo: non ho la fake tan addosso, ovviamente, e il fondotinta quindi lo vedrete super scuro. Ma cercherò un attimo con la cipria di migliorare la situation. E fatto sta, e da lì lo vedete anche più scuro. E fatto sta, comunque, insomma, avevo questa ripulsione verso il make-up perché, cioè, raga, non era una mia priorità. Cioè, ma chi se ne frega? Poi, cioè, io perlomeno non ci vado a pensare lì a queste cose. Quindi, fondamentalmente, non me ne frega mai niente. Poi, in quei giorni ho mangiato malissimo perché è peggio di come mangio di solito. Cioè. Anzi, devo dire che mi era attristito molto questa cosa perché lì ero costretta a mangiare male perché dipendevo completamente dalle persone fuori. Ovviamente non è che potevo dire portami questo, questo, questo. Non c'avevo manco il tempo più di tanto di mangiare, quindi mangiavo schifezze così e mi è dispiaciuto molto perché non so se vi ricordate, ma prima che Lara entrasse, che venisse ricoverata. E anche prima di Natale, che ovviamente a Natale ho sforato e altro, ma io prima avevo preso un mio percorso tranquillo, delicato, con calma, dove mi stavo rimettendo a posto, si vedevano anche i risultati, perché io l'ho sempre detto, una volta che sto bene qui, sto bene in tutto il corpo e ovviamente nel corpo si vede, perché mangio meglio, quindi ovviamente il mio corpo lo fa vedere tutto questo. Ecco, è arrivato Natale, quindi ovviamente mi sono lasciata un pochino più andare, ma non completamente, infatti anche qui mi è dispiaciuto ancora di più, proprio perché anche a Natale mi sono trattenuta molto perché ascoltavo il mio corpo, dicevo di questa cosa ho bisogno, no, quindi non la mangio, sono solo golosa, sì, ok, allora lascia perdere. E, oppure qualche volta sei solo golosa, sì, però te lo meriti, dai, hai rinunciato a quell'altro, mangiati, insomma, mi sono regolata bene. Invece stando lì non potevo nemmeno regolarmi, anche perché non sapevo poi che cosa avrei mangiato dopo, che quando avrei rimangiato, perché c'erano tante visite da fare e altro. E quindi insomma ho mangiato veramente male, poi io sotto stress di solito mangio e lì nemmeno, cioè io mi aspettavo che avrei mangiato tantissimo, invece no, quindi insomma non è stato proprio particolarmente ok per il mio corpo. Infatti adesso sto nel mio mood calma, cioè sto facendo esattamente quello che il mio corpo mi dice di fare, quindi io oggi sentivo il bisogno di truccarmi anche per rivedermi un attimo come prima, per dire ehi, le cose stanno tornando come prima, va tutto bene, anche se ancora non abbiamo i risultati di tutto per Lara, però era un po' questo modo, no, per dire ehi, comunque va tutto bene, dai che le cose tornano come prima, no? Ne avevo proprio bisogno, sentivo il bisogno di ritruccarmi, di sentirmi tranquilla. E quindi l'ho fatto. Poi mi rimetterò in riga successivamente, tra poco comunque. Però per alcuni giorni adesso sto facendo anche degli orari praticamente come voglio io, perché lì anche non avevo orari che decidevo io. Tipo in piena notte arrivano, ti aprono la porta i dottori perché devono fare robe. E quindi non c'era privacy, non c'era ovviamente tutta sta storia, no?
Quindi adesso mi sto proprio facendo proprio bellamente quello che mi pare. Quindi vado a dormire, per esempio, mi sto facendo i riposini pomeridiani. Raga, io non ho mai fatto i riposini pomeridiani. E da quando sono tornata ne sento il bisogno. È come se il mio corpo volesse recuperare tanto, tanto sonno perso, anche se non è possibile da quello che sto a recuperarlo, però insomma. E cioè proprio sono in questa modalità super, ho sonno, devo dormire, voglio mangiare questa cosa, la mangio, cioè sto proprio, sto cercando di fare un periodo super libero, che so che nasconde dietro in realtà tutto quello che ho passato, ne sono pienamente consapevole, però perlomeno lo so, dice almeno non stai facendo le cose a caso, non la piena consapevolezza che questo mio comportamento sia dovuto appunto a quello che abbiamo vissuto lì in ospedale. E idem Lara, cioè sta facendo tutte cose che, cioè per esempio anche una piccola cosa, no? Non la sto più sgridando, nel senso se fa una marachella, se fa qualcosa, non le dico nulla praticamente, le dico molto meno, glielo dico magari in un altro modo, insomma, sta aiutando a fare sentirci un po' più libere e mettere felicità in tutto ciò che facciamo, nel senso questa cosa non ci va di farla, adesso non la facciamo dopo perché ce lo meritiamo, no? Ovviamente durerà solo qualche giorno questo status un pochino più libertino, diciamo, però è giusto così per me, per lei e per staccare un attimo la spina, perché altrimenti è continuo, 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 anche perché tra pochi giorni avremo una visita parecchio importante che comunque, insomma, ci dirà poi alla fine come ci dovremo comportare d'ora in avanti, quindi se dovrà iniziare una cura e finisce lì o se la nostra vita cambierà completamente. Quindi, insomma, questo relax, finto relax di questi giorni, insomma, è tutta una roba che ci serve, mettiamola così. E comunque io sto cercando in generale di tornare a fare cose normali, quindi per adesso della casa se ne è occupato Ale, però voglio tornare io di mia scelta a tipo fare anche piccole cose, una lavatrice, la lavastoviglie, insomma, lo sto facendo perché, cioè, potrei anche completamente riposarmi, ma mi fa sentire che sto facendo le cose normali, mi fa sentire normale, quindi sto cercando di fare questo, sto cercando di far vedere anche a Lara cose normali, insomma, sto organizzando per la Befana, sono in contatto con la Befana, insomma questa Befana sarà veramente faiga perché Lara se lo merita e non mi importa, ve lo dico con tutto il cuore, non mi importa dei commenti della Ola, vizio, raga non mi interessa, non avete, cioè voi avete idea solo l'1% di quello che ha vissuto Lara in questi giorni e dato che c'è la Befana di mezzo, cioè Lara è stata veramente eccezionale, ha sopportato dei dolori che gli adulti non avrebbero sopportato in silenzio perché sennò svegliavano il bambino di fianco, cioè rendetevi conto, è stato proprio, e così tante altre bambine ho visto che erano una cosa eccezionale, abbiamo conosciuto un sacco di persone e purtroppo, ecco, questa è una cosa che mi dispiace molto, ho incontrato molte di voi lì all'ospedale, questa è una cosa che mi ha fatto ovviamente tanto piacere scambiare chiacchiere con voi, però avrei preferito incontrarvi in un luogo diverso per voi ovviamente, perché stare lì e ognuno mi ha raccontato purtroppo quello che aveva, quello che non aveva, sinceramente parlando, mi dispiace veramente così tanto e preferivo davvero che voi non steste lì, preferivo anche che noi non stessimo lì, però insomma c'è stata anche lì una bella comunione, una bella condivisione anche con molte mamme di molte tesorine e anche tesorine grandi, però insomma. E niente, quindi è stato un po' così, raga, è stato veramente un po' così, un'esperienza che ci ha sicuramente formato, però io quello, cioè, sono tanto grata del fatto che comunque grazie a questa esperienza ho messo ancora più a fuoco, perché trovare il positivo in queste cose penso che sia, cioè, d'aiuto. Quindi se devo trovare una cosa positiva, per assurdo, il fatto che sia io che Lara, perché ho visto anche Lara, stiamo dando molta più importanza, abbiamo capito davvero quali sono le nostre priorità in assoluto. Quindi io già sapevo che uno dei miei valori, delle mie priorità, fosse la famiglia. E dopo questa esperienza so che lo è al 100%, cioè proprio senza alcun dubbio. E avere avuto la nostra famiglia che ci aiutava così tanto, anche la famiglia di Ale e altro, è stato come un vedi che non sei sola, vedi che ce la fai, perché ammetto che quando mi sono ritrovata lì al pronto soccorso eravamo io, Ale e mamma.
una volta che se ne sono andati tutti e che io sono rimasta da sola con Lara per la notte perché appunto doveva dormire lì e potevo dormire solo io lì con lei, mi sono sentita di un solo che non avete idea. Cioè io ho detto, veramente mi sono guardata un attimo e ho detto, e mo'? Cioè stavo sola in un posto che non conoscevo, Lara ormai dormiva perché Porella aveva i dolori, quindi lei all'inizio nemmeno se ne è resa troppo conto ed è un bene da un lato, perché almeno non si è accorta troppo della situazione, si è accorta più quando è iniziata a stare bene, che ha iniziato a dirmi voglio andare a casa, mi mancano i nonni e anche lì mi si stringeva il cuore, però sapevo che comunque da lì a poco saremmo uscite. Quindi dicevo, non ti preoccupare mamma, ma andiamo a casa, non ti preoccupare. Però la prima notte vi assicuro che è stato proprio brutto, e anche perché, come vi ho detto, si dormiva veramente poco, dato che c'era il bimbo piccolo che stava male. E infatti, devo dirvi la verità, tutte le mattine io mi svegliavo che piangevo, tanto Lara stava dormendo, io mi svegliavo piangendo. Più che altro è stata dura perché non ci dicevano nulla, raga. Beh, dai, l'eyeliner l'ho messo male, ma perché era finito. Datemi questa scusante. Ok, no, vabbè, questo lo devo togliere assolutamente. Mi metto il Vamp di Pupa, che è proprio il mascara per eccellence per me. Perché gira che ti rigira, torno sempre su questo come mascara. Cioè, proprio vado sul sicuro con questo mascara, è pazzesco. Tra un pochino di ore mi strucco anche, ma devo fare alcune cose, ma poi mi strucco quando ho finito perché non. Cioè, passando da giorni e giorni senza truccarmi a trucco. Quindi, insomma, non vado oltre perché non voglio. Metto una matita labbra molto chiara. Anche se avrei voglia di mettermi un bel rosso, però devo fare tante cose, quindi rischio che poi mi si rovina tutto il trucco e non ho fatto ancora un cacchio. Ho la pelle a pezzi comunque. Ho la pelle davvero a pezzi. Metto l'illuminante senza fissante perché altrimenti è veramente too much. Già è tanto. E voilà. Io spero tantissimo, tesori, che questo video vi sia piaciuto. Per me è strano rivedermi truccata, ma è un inizio. È un inizio per me perché comunque mi fa un po' dire dai. Le cose stanno per tornare normali. E niente, noi ci vediamo come sempre domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale, contentissima di essere tornata quasi normale. Vi voglio un mondo di bene. Love you.